Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Oggi giovedì della quarta settimana di Avvento, l'anno liturgico B. Meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 67 a 79. Oggi anche la sera già celebriamo la vigilia di Natale. In quel tempo, Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ti odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Parola del Signore. Ecco, carissimi, questo cantico di Zaccaria è un inno di lode al Signore. L'inno di lode perché già dalla prima frase si capisce. Zaccaria benedice il Signore perché? Perché ha compiuto meraviglie. Il fatto che lui nella vecchiaia ha concepito un figlio, ma soprattutto questo figlio sarà profeta dell'Altissimo, verrà a preparare la strada del Signore che verrà a salvare il suo popolo, il popolo di Israele e noi compresi. Ecco, questo cantico è come un programma di ciò che succederà, di ciò che Dio sta compiendo nel mondo. Ecco, carissimi miei, penso ognuno di noi dovrebbe considerarsi come un profeta, perché dal battesimo siamo tutti profeti. Allora, il profeta è colui che parla nel nome del Signore. Noi, come profeti, dovevamo anche preparare la via al Signore, cioè annunciare la buona parola a tutti gli amici, a tutte queste persone che camminano ancora nelle tenebre del peccato, per arrivare alla luce, questo sole che sorgerà a Natale, che deve sorgere nel cuore di ciascuno di noi. Allora, carissimi, invochiamo lo Spirito Santo veramente di fare di noi questi profeti per cambiare la faccia della terra. Vi auguro una buona e santa giornata, anche buone feste di Natale e fino anno. Che Dio vi benedica sempre.